Come ogni anno, quando parte la Premier League, parliamo di Premier League e anche quando ricomincerà la Serie A, non smetteremo di parlare di Premier League. Sapete come sono, sapete quello che faccio, sapete che continuerò a farlo, al di là del fatto che poi inizieranno i campionati che più mi interesseranno. E oggi sostanzialmente sono state due gare fondamentali della Premier League, non c'è stato lo United, non c'è stato il City, due match rinviati. Per gli impegni delle competizioni europee, giocate appunto nelle varie Final Four tra Europa League e Champions League, hanno giocato però due squadre delle quali ero molto curioso. Una ero curioso perché doveva rilanciarsi, l'altra ero curioso perché doveva confermarsi. Ovviamente la squadra che doveva rilanciarsi era l'Arsenal. L'Arsenal, al di là della vittoria della FA Cup, la solita vittoria della FA Cup, perché l'Arsenal vince la FA Cup come se praticamente gliele regalassero, al di là di questa vittoria in FA Cup, l'Arsenal ha fatto una stagione pessima, tant'è che pensate che nemmeno si era qualificata ai preliminari d'Europa League tramite il campionato. La vittoria della FA Cup gli ha dato l'accesso quindi alla competizione europea, altrimenti non ci sarebbe andato. E quest'anno l'Arsenal doveva dimostrare, deve dimostrare di essere cresciuto mentalmente, deve dimostrare con qualche nuovo acquisto, con qualche nuova pedina di qua e di là, di riuscire a credere nel piazzamento Champions, perché per quanto poi l'Arsenal, a mio modo di vedere, possa partire molto più indietro, ma molto più indietro rispetto a squadre come il Chelsea, lo United, il Liverpool o il Manchester City, beh, l'Arsenal secondo me deve sempre partire per provare ad arrivare in Champions. E oggi lo fa vincendo per 0-3 sul campo del Fulham e lo fa vincendo in modo convincente. Fulham neopromossa, Fulham che doveva dimostrare tanto, Fulham che quindi riporta in auge il Craven Cottage, stadio storico della Premier League. E vi dirò, inizialmente, regà, io mi aspettavo addirittura che il Fulham passasse in vantaggio, perché ci ha avuto quelle due o tre occasioni. Ho detto, eccoci il solito Arsenal che debutta nella nuova stagione in casa della neopromossa, bam, e perde subito. E poi non sarebbe stata nemmeno una sorpresa così gigante, probabilmente sarebbe stata una delusione dell'Arsenal, però una sorpresa così gigante no, perché semplicemente credo che il Fulham quest'anno possa far bene. Certo, la partenza non è delle migliori, assolutamente no, però credo possa far bene l'Arsenal, il Fulham. Tra l'altro, prima di continuare vi chiedo, regà, mi raccomando, iscriviti al canale, voglio arrivare a 100.000 iscritti entro il 30 ottobre, quindi cliccate, cliccate, cliccate. Ma non solo, raga, voglio sapere da voi qua sotto, secondo voi, quali saranno le quattro squadre che andranno in Champions League. Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Vi dicevo, alla fine l'Arsenal a vincere la gara, a passare in vantaggio, e l'Arsenal che con Aubameyang, Gabriel e Lacazette se la porta a casa, se la giudica per 3-0. Devo dire che questo Gabriel non è niente male, non è Gabriel Paulista, è Gabriel quello appena arrivato, quello che l'Arsenal ha strappato al Napoli. Sembrava che il Napoli fosse pesantemente sul giocatore, alla fine lo ha preso l'Arsenal. Ora vabbè, ha segnato, quindi nel senso magari sotto la lente di ingrandimento c'è il fatto che abbia segnato, però poi me l'ero un po' studiato, può giocare difensore centrale sia a destra che a sinistra, può fare il centrale di una difesa a 3, può giocare largo in una difesa a 3, può giocare in entrambi i ruoli della difesa a 4. Mi sembra molto valido e molto duttile. Penso addirittura che l'Arsenal potesse fare anche il 4-0. Nel finale, addirittura, tra un po' faceva il quarto gol, faceva il poker, gli è stato negato. Per andare a tanto così, la vittoria dell'Arsenal, tra l'altro, non dimentichiamoci, è la prima vittoria nel derby di Londra. Sapete che ci sono 74.000 derby di Londra l'anno. Era un derby, l'Arsenal ha vinto, secondo me, in modo super convincente. E quindi dà un segnale a tutte le altre. Alcune non giocheranno, ve l'ho detto, United e City, una squadra che ha giocato è stata il Liverpool che scende in campo contro il Leeds, quindi due squadre che puntano alla Champions, Liverpool punta alla Premier, ma quello è un altro discorso. Due squadre che ambiscono a posizioni alte contro due neopromosse. Il Liverpool affrontava il Leeds, che insieme al Fulham è una delle neopromosse. E anche il Leeds, secondo me, potrebbe fare molto molto bene. Tra l'altro, a mio modo di vedere, come posso dire, la curiosità più grande che mi portava il Leeds è quella di avere in panchina Bielsa. Ora, per chi non lo conoscesse, io ho due libri su Bielsa, due libri qua nella mia sezione, cioè una libreria piena di libri di calcio, ce ne avrò almeno 200, e sono due libri su Bielsa. Bielsa, ragazzi miei, è un... diciamo è il centro del calcio, ok? Molte idee del calcio moderno sono partite da Bielsa e vi dirò, Guardiola ha preso Bielsa e lo ha evol e evo evoluto, lo ha evoluto i vari aspetti studiati da Bielsa in chiave moderna. Se conosciamo Guardiola come un rivoluzionatore del calcio nostrano, ecco, Guardiola è partito da Bielsa, tant'è che poi di Bielsa si racconta questa cosa, che guardi ancora le videocassette del passato, che si guardi tutti i video dei gol delle squadre che affronta. E oggi non era un caso, e non è stato un caso se il Leeds United fino all'ultimo secondo
era in Lizza, non so se avete capito, a parte stronzate, per portare a casa almeno un punto. E dall'altra parte, ragazzi miei, c'era il Liverpool, c'era un Liverpool che doveva vincere, c'era un Liverpool di titolari, c'era un Liverpool che non doveva assolutamente perdere punti e perdere terreno nella prima gara ufficiale della Premier League. Eppure il Liverpool fa 1-0, 1-1, il Liverpool fa 2-1, 2-2, il Liverpool fa 3-2, 3-3, il Liverpool fa 4-3, ora finisce così perché ha segnato 2-1 dalla fine, però probabilmente se ci fosse dagli altri 10 minuti il Leeds avrebbe fatto anche il 4-4, ed è stata una gara stravolgente, stravolgente, cioè capite il senso, è stata una gara, ragazzi, che praticamente ha distrutto ogni tipo di schema, perché credo che il mister del Leeds sia stato talmente bravo da studiare i punti deboli, ogni punto debole del Liverpool e fare male proprio là. Poi che il Liverpool ci avesse ancora le polveri bagnate, che il Liverpool fosse un pochino fuori forma, l'abbiamo notato un po' tutti, tant'è che gli è servito l'aiuto del penalty per portare a casa i tre punti, e non è scontato. Poi ovviamente c'è sempre il solito Salah che si prende ogni responsabilità, che la butta dentro come se non ci fosse un domani, e che è un giocatore straordinario, su quello non si può assolutamente dire nulla. Però si parla comunque di una squadra che fatica, perché oggi, ragazzi, il Liverpool affrontando questo Leeds sarebbe dovuto scendere in campo e vincere 5-6-0, ok? E invece il Leeds, uno, è valido e lo dimostra anche oggi, e due, soprattutto, dimostra di essere una squadra da studiare, dimostra di essere una squadra che quando l'affronti non scende in campo, tanto c'è il Leeds e vinciamo, ma devi capire come ti studieranno e devi prendere delle contromisure, devi avere la contromossa pronta. Fate attenzione perché questo non sarà scontato e lo rivedremo per tutto il resto del campionato. Io credo che oggi il Leeds abbia dato un chiaro segnale. Penso che più o meno siate d'accordo anche voi con me. Ha segnato tra l'altro anche Van Dijk, contento per lui. A me quel pallone d'oro che non ha vinto, ragazzi, ve lo giuro, mi è rimasto qua. Tra l'altro io che criticavo Van Dijk al momento dell'acquisto da parte del City, che poi invece è stato l'acquisto da parte del Liverpool, perché all'inizio sembrava lo prendesse il City, alla fine l'ha preso il Liverpool. Oggi segna, ma Van Dijk ce l'ha ste cose. E tra l'altro mi fa ridere perché Liverpool, se non sbaglio, muoveva di una cosa proprio, ci provo ma non è che non ricordo molto bene, andato in vantaggio con il calcio di rigore per il Mani in area di rigore e segna Salah eccetera. Se non ricordo, un anno fa, alla prima giornata di Premier League, il Liverpool aveva segnato il primo gol su calcio di rigore per mani di un giocatore del Norwich, aveva segnato Salah sul rigore. Ora vado un po' a memoria, ricordo che mi trovavo in un pub a vedere quella partita, non so se era la prima o la seconda, non so se lo segnò Salah quel rigore, mi ricordo però molto molto bene appunto questa cosa, che c'era un calcio di rigore per il Liverpool che sbloccò la gara. Poi il Liverpool, se non sbaglio, sconfisse il Norwich 4-0, un Norwich che poi al 4-1 forse segnò Pucchi, mi pare segnò Pucchi, un Liverpool che al di là di tutto, o 4-0-4-1, di Liverpool che al di là di tutto arò, distrusse in ogni modo il Norwich, però qualche difficoltà l'aveva fatta vedere inizialmente, non riuscendo a sbloccare la gara. Oggi le difficoltà ce l'ha avuto in fase difensiva, ma comunque ha vinto e questo era l'importante. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, tempestatemi di mi piace se volete che io continui a parlare anche di Premier, di Liga, di Bundes, di Liga e di Serie B su questo secondo canale. Vi ringrazio per aver visto, solo tantissimi mi piace, buona serata come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.